Detto fatto, torta Spider-Man, il dolce di Domenico Spadafora. Dolci detto fatto, la torta Spider-Man di Domenico Spadafora. Domenico Spadafora è tornato protagonista a Detto fatto, regalando, nel programma condotto da Serena Rossi, la ricetta della torta Spider-Man. Il pasticcere ha allietato il pomeriggio di Rai 2 proponendo un dessert delizioso e colorato che richiama un personaggio dei fumetti, l'Uomo Ragno. Il dolce di oggi a Detto fatto propone uno streusel al cioccolato ed è composto da una crema al cioccolato e una alla vaniglia. Gli ingredienti necessari per preparare la base al cioccolato della torta Spider-Man sono: 100 g di farina 00, 130 g di zucchero semolato, 130 g di farina di mandorle, 25 g di cacao in polvere, un pizzico di sale e 130 g di burro. Per la crema inglese servono: 130 g di zucchero semolato, 500 g di latte, una bacca di vaniglia e 6 tuorli. Per preparare la crema al cioccolato occorrono: 220 g di cioccolato fondente, 420 g di panna semimontata e 350 g di crema inglese. Per il ripieno alla vaniglia servono: 200 g di panna semimontata, 6 g di colla di pesce e 400 g di crema inglese. Infine per la glassa occorrono: 150 g di latte, 500 g di cioccolato bianco, 5 g di colla di pesce e colorante alimentare rosso. Detto fatto, 28 settembre, Domenico Spadafora prepara la torta Spider-Man. La torta Spider-Man è stata il dolce di oggi, 28 settembre, a Detto fatto. Per preparare la base del dessert di Domenico Spadafora in una planetaria versare, la farina 00, la farina di mandorle, lo zucchero e il cacao in polvere. Aggiungere poi il burro. Lasciare riposare l'impasto 2 ore in frigorifero. Versare in una teglia in modo grossolano, formando delle briciole e cuocere a 160 gradi per 20 minuti. Nel frattempo preparare la crema inglese scaldando il latte con la vaniglia. Versare poi i tuorli e lo zucchero continuando a girare. Arrivare a una temperatura di 82 gradi. Per preparare la crema al cioccolato versare sul cioccolato la crema inglese calda per farlo sciogliere. Amalgamare bene la crema e quando diventa fredda aggiungere la panna. Infine unire la colla di pesce, precedentemente ammorbidita in acqua. Per realizzare la crema alla vaniglia, aggiungere a quella inglese la panna e la colla di pesce. Comporre la torta formando uno strato di streusel, versare sopra la crema al cioccolato e poi fare un altro livello di streusel. Terminare con la crema alla vaniglia e portare in freezer. Nel frattempo preparare la glassa facendo bollire il latte. Versare il composto sul cioccolato bianco girando bene. Infine aggiungere il colorante rosso e la colla di pesce. Ricoprire la torta con la glassa e servire a tavola. Oltre al dolce presentato oggi da Spadafora a Detto fatto ecco la torta romantica alle mele di Franco Aliberti di martedì scorso.